Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi nuovamente con i Cavalieri dello Zodiaco e come sempre siamo nel Santuario. Ragazzi, allora nell'ultimo episodio abbiamo battuto Scorpione e siamo andati nella casa del Sagittario che ci ha indicato la strada e che Micina ha detto praticamente di proteggere di Isabel e che Pegasus sarebbe diventato quel Cavaliere del Sagittario. Ok, allora ragazzi, oggi abbiamo invece da fare lo scontro contro il Capricorno, contro l'Acquario e infine contro i Pesci. E quindi ci stiamo avvicinando alle ultime tre case. Ragazzi, io partirei subito con il Capricorno e verrà affrontato da Sirio del Dragone. Andiamo ad iniziare. Allora, Pegasus e compagni raggiungono la casa del Capricorno, dove però non c'è traccia del Cavaliere d'Oro inizialmente. Quindi la attraversano. Ma mentre la stanno attraversando, appunto, ecco il Cavaliere del Capricorno che gli aveva atteso un agguato e si è fatto trovare lì, separando appunto Sirio da tutti gli altri. Che lui ha il colpo, praticamente riesce a tagliare qualsiasi cosa senza il suo colpo, con la sua mano, il colpo del Capricorno. E quindi Sirio affronterà il Capricorno, che gli ha detto appunto non scapperei via come hanno fatto gli altri tre. E ragazzi, io direi di andare subito al match, tanto qui sappiamo tutti che si sfidano e quindi dobbiamo combattere contro il Capricorno con Sirio. Quindi vediamo subito come va questo match. Eccoci qui ragazzi, dobbiamo battere il Cavaliere del Capricorno. Subito che partiamo all'attacco, ma noi con Sirio l'abbiamo immediatamente sorpreso, partiamo cazzuti e cattivi subito con Sirio. Subito cazzuti e cattivi con un colpo del drago. No, lo ha lisciato clamorosamente. Carichiamolo ancora, vediamo un po'. Colpo segreto del drago, sì, mi è riuscito questa volta. E l'abbiamo. Ancora un colpo segreto. Oh, me l'ha parato. No, para. Ah. Vediamo se ora riesco, sì, colpo del drago, eccolo qua. Vediamo, sì, ce l'abbiamo fatta, velocissimo Sirio ragazzi. Colpo del drago definitivo, vediamo, sì, l'ho colpito. Scatenato subito Sirio ragazzi, subito Sirio scatenato. Guardate il colpo del drago. È praticamente quasi stato sconfitto. Andiamo subito col colpo del drago, ecco qua. Lo abbiamo killato in maniera abbastanza semplice. Non ci ho messo molto. Vediamo che punteggio mi darà. S, infatti, grado S. Ci ho messo veramente pochissimo. Ovviamente c'è la seconda parte della sfida, perché non può essere così facile. E ovviamente dopo che una volta li battiamo la prima volta, loro si alzano e dicono che comunque non gli abbiamo fatto nulla. Ora ci sta per la via di Dio sull'armatura con il colpo che ha lui speciale del Capricorno. Vedete? Ecco qua, ci ha spaccato l'armatura, spaccando anche il suo scudo. E ora ci vuole distruggere, decapitandoci ragazzi. Avrà origini francesi. Vabbè ragazzi, lui ovviamente si riprende, sfrutta il cosmo del dragone e vedete che va avanti. Allora abbiamo avuto una rigenerazione cosmo del 30%, ma 10% meno di energia, mentre lui ha attacco più bene. Eccoci qui ragazzi, giunti al secondo scontro. Io ho il cosmo si rigenera col 30% in più, ma ho 10% di energia in meno, mentre lui ha attacco più 20%. Io ho sbagliato sul tappo il colpo del dragone e lui mi ha già dato un colpo. Qui sarà più difficile ragazzi. Ah, mi ha sparato tutto. Ecco qua, attenzione. Qua sta provando. Para bene ragazzi. Guardate come para i colpi. Non si fa sorprendere tanto facilmente. Allora proviamo con un colpo del dragone. Sorpreso. Qua non ho sbagliato. Ma ragazzi, non so cosa ho provato a fare. Comunque ho sbagliato il tempo e mi ha quasi colpito. Andiamo avanti con un colpo del dragone. Ecco qua, no, niente da fare. Sì, ora sono riuscito a prenderlo ragazzi. Faccio la pienezza del dragone che proverò a sfruttare subito. Ecco qua la pienezza del dragone ragazzi, guardatela.
Non è morto, però ci è andato molto vicino. Qua colpo del dragone ancora. Ecco, vediamo un po'. No, me l'ha schivato. Vediamo ora. È stato molto veloce. Ragazzi, qua la vedo dura contro l'ultimo sangue. Vediamo un colpo del dragone, se riesco. No, vediamo qua. Sì, ce l'ho fatta, forse. No, non ancora. Incredibile. Anzi, sì, 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 ce l'ho fatta, ragazzi. Qui vittoria sofferta, invece la seconda volta è stato molto più difficile, ma ce l'abbiamo comunque fatta. Infatti, grado D. Ragazzi, è stato difficilissimo. La seconda volta Capricorn mi ha dato problemi. Ed ecco qui, Sirio si sacrifica con la pienezza del dragone. Vedete, se lo porterà su con sé per farlo morire. Però se non ricordo male, Sirio qui cade e non muore. Se non ricordo male. Vedete, il maestro aveva proibito di usare questa tecnica con l'avversario. Ma lui lo usa lo stesso, perché lui è un Akab, quindi Sirio Akab. E per Atena lui è disposto a rinunciare alla propria vita. Vedete, si sta sacrificando. Vedete, così non ce l'ho più orfani, quindi sta facendo praticamente un discorso molto molto triste. E ora capisci di essersi sbagliato. Vede, chiede scusa sia a Sirio che a Miceno. Ah, ecco, quindi ragazzi, sì, praticamente ora il cavaliere Capricorno gli dà una botta, lo fa cadere e muore solo lui. Vedete, ragazzi, io devo saltare l'evento. Quindi sì, praticamente Capricorno fa cadere giù Sirio e muore solo lui. Ragazzi, andiamo avanti con l'acquario, che si riscontrerà nuovamente col suo discepolo Crystal. Il desiderio scompare nel cielo, tutti pensano che sia morto. Gli altri vanno avanti, appunto, vedete, arrivano alla casa dell'acquario. E lì fece appunto il maestro di Crystal. L'aveva già precedentemente imprigionato nella bara di ghiaccio nella casa della bilancia. Se l'avete visto, ragazzi, andate a vedere l'episodio che ho messo. Ed era vicino allo zero assoluto il suo potere congelante, che sarebbe il massimo possibile da raggiungere. Vabbè, dice ad altri di proseguire e Crystal sfida Aquarius, il suo maestro, per vendicarsi. Ok ragazzi, eccoci giunti nello scontro epico tra maestro e discepolo, Crystal contro Aquarius. Vediamo subito come andrà. Qua wow, ragazzi, non lo so perché parato inizialmente poi si è fatto colpire. Vengo qua, devo subito ricaricare. Ragazzi, Aquarius sembra già molto aggressivo. È molto molto cazzuto e molto forte. Vengo qua, stiamo ricaricando. Abbiamo schivato, grande Aquarius. Si prova ad attaccarci, ma Crystal è molto più forte. Ma qua provo l'attacco aereo. Ecco ancora che l'attacco. Guardate ragazzi, tolgo pochissima energia tra l'altro. Mi ha fatto l'aurora boreale. Ma Crystal velocissimamente lo ha attaccato. Grande Crystal, bravo. Guardate qui, ragazzi, risponde colpo su colpo. Ok,
Facciamo una polvere di diamanti, sì! Sono riuscito a fargli la polvere di diamanti, vediamo un po'. Gli ho tolto un bel po' di energia, ma non è ovviamente sufficiente a batterlo. Anche perché c'è il cosmo abbastanza a carico. E ancora. Non l'ho colpito, proviamo ancora ragazzi, perché non voglio farlo avvicinare perché sta incazzato nero, vedete? Vediamo se riesco a colpirlo ora. No. Vediamo ora se riesco a colpirlo, sì. Sì, ce l'ho fatta! Ragazzi, è fortissimo Aquarius, è penso il più forte di tutti quelli che ho affrontato. Vediamo se mi do meno grado A. No, grado C. Ragazzi, comunque è fortissimo Aquarius, veramente. Ah, gli ho impedito. Lì se avessi avuto il posto di danni, però barra niente, dobbiamo affrontarlo per la seconda volta. Così non riuscirai mai a battermi. Lascia che ti mostri cosa consiste il potere congelato. Quindi ci sta per fare la dimostrazione del suo potere. Vuole di nuovo chiuderci in quella specie di asta di ghiaccio. Ovviamente ci ho tolto l'armatura. Se metti un'altra cosa, però questa salta avrà una reazione. Guardate. Vedete, Crystal si è liberato. È riuscito a sfruttare il suo cosmo a pieno, come sta capitando praticamente a tutti i cavalieri, e quindi ora attaccheremo lui. E ragazzi, eccoci nella seconda battaglia. Questa volta lui ha il 20% di più di attacco, perché ciò non bastava il fatto che io non ho armatura e hanno dovuto dare anche il 20% di più di attacco. Vedete qua, nel frattempo mi ha quasi colpito e devastato. Vediamo se riesco a colpirlo, sì, ecco qua. Devo cercare di tenere la distanza, perché se si avvicina mi devasta, in quanto è molto più forte. Inoltre ha l'armatura, io no. Quindi subito, via, scappa, 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 via, 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 subito, subito, allontanati. Facciamo una polvere di diamanti immediata. Come vedete non ha avuto molto successo. Guardate quanto mi toglie quando mi fa un attacco lui. Non ho fatto niente ragazzi, solletico con questo attacco. Questo gli ha fatto sicuramente un po' più male, per fortuna. Qua stava provando la combo che non è riuscita, per fortuna, perché non sono riuscito a schivare. Guardate quanto è veloce ragazzi, avete visto? Manco si vedeva dove fosse andato a finire. Qua sta provando l'attacco. Schiviamolo. No, non ti avvicinare. Proviamo l'aurora, esecuzione dell'aurora. Attacco supremo del cigno. Eccola qua. Mi abbiamo tolto quasi tutta l'energia, ma non tutta. Abbiamo sentito il tiro aurora normale, schivata. Tutto qua, l'ho preso alla sprovvista da dietro. Grande Crystal. Provo l'attacco, ma gliel'ho schivato e faccio KO. Ragazzi, fortissimo Aquarius, veramente fortissimo. Vediamo che grado ha avuto. C. Ragazzi, battolo con grado A è difficilissimo, per non dire, almeno per me attualmente è impossibile. È fortissimo Aquarius, è stato il cavaliere più forte che ho affrontato finora. Ragazzi, sta attingendo un potere che è pari al suo. Secondo lui è ormai incosciente. Vedete, sta facendo l'aurora. È la tecnica suprema che c'ha anche il suo maestro. Vediamo
perché non ci crede che possa imitare la sua mossa. C'è un fiocco di neve in questa stagione che non è normale. Cosmo di Cristo vuole dire addio. Niente male, Crystal. Hai resistito alla mia esecuzione di Aurora. Prendo la tua volta e tu rischi la tua vita per arrivare allo zero assoluto. Il tuo cosmo ha superato di gran lunga il mio. E quindi lo lascia passare perché capisce che comunque ha risvegliato il suo settimo senso. Che comunque è un onore, vedi, la rivivo così per maestro, è onorevole di superare la tua casa. Decireva sono chikara o omae no shinjiru michi ni tsukawasete yaritakatta. Omae wo e te voglio che tu prosegua. E ragazzi, praticamente Crystal, cioè scusate, Aquarius, lascio passare Crystal. Ok, allora ragazzi, si conclude qui questo episodio dei Cavalieri dello Zodiaco. Nel prossimo episodio andremo avanti e affronteremo il Cavaliere dei Pesci, sempre con Crystal, nell'ultimo scontro, per poi andare verso la fine di questa saga, ossia contro Ares. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, commentare e condividere se questo gioco vi sta piacendo. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale. Qui da Angelo 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!